buongiorno, buon lunedì e bentornati all'Aria che tira. Crisi di governo, giorno 14, è il giorno di totem e di tabù. Salvini saluta Giorgia Meloni e il sovranismo in nome, dice lui, dell'interesse nazionale e del pragmatismo. E così spazza via il totem quota 100 e anche il tabù Europa. Zingaretti intanto dice che è merito suo, anche se per giorni aveva detto mai con la Lega, dopo mai con Conte, mai con i 5 Stelle. Abbiamo però capito che anche tra i democratici non c'è più tempo né di totem né di tabù. Giorgia Meloni invece il tabù se l'è fabbricato da sola, i suoi Fratelli d'Italia resteranno fuori dal governo, sono gli unici. A proposito, ancora non sappiamo se dentro al governo entreranno solo tecnici o anche politici. Conte, che sia tecnico che politico, non ci sarà in ogni caso, il suo futuro è dentro il Movimento 5 Stelle, anzi al vertice, insolito caso di un leader che guida un partito al quale non è mai stato iscritto. Anche qui i tabù sono solo un ricordo del passato, uno vale uno, non ci alleiamo con nessuno, ve lo ricordate? Tra i tabù che cadono tutti, è un solo totem che resta, Draghi, per ora è andato tutto bene, ma non è neanche il primo tempo, la partita vera deve ancora cominciare, la vittoria non è scontata, nemmeno per un peso massimo, come Super Mario. Sigla!